Buongiorno, siamo all'aggiornamento sulla situazione coronavirus alla Conigi. Oggi non sono da solo, ma sono con Silvia Torchitti e poi spiegheremo perché Silvia Torchitti è qui a raccontarci qualcosa in questa occasione. Veniamo ai dati. I dati sono purtroppo nuovamente in crescita. Ad oggi alla Conigi abbiamo 39 casi di positività. Non vorrei che questo dato fosse fuorviante, perché forse bisogna spiegare con attenzione quello che è successo e cosa sta succedendo circa i contagi. Ora, noi abbiamo ben 16 contagi che provengono dalla struttura per anziani di Cavalar Maggiore. Esattamente 11 ospiti sono aragonesi che erano nella struttura. E 5 sono operatori, quindi 16 casi sono riconducibili a questa situazione che si sta sviluppando, ahimè, anche lì, come già fatto in precedenza, un in bocca al lupo alla comunità di Cavalar Maggiore che sta fronteggiando con sapienza questa situazione. Abbiamo poi altri 8 casi di operatori sanitari, di altre strutture, non di Cavalar Maggiore, di altre strutture che hanno contratto malattia durante la loro attività lavorativa, quindi o strutture socio-assistenziali, ospedali e altre strutture di questa natura. Quindi sono medici, sono infermieri, sono OSS, sono operatori sanitari a tutto abbiamo ancora altre 4 persone aragonesi che sono state contagiate all'interno di strutture e quindi deriva la loro infezione all'interno di ospedali o altre strutture. Per un totale di racconigesi, diciamo, circolanti di 11 persone. Noi abbiamo in questo momento 11 racconigesi che sono contagiati e sono stati contagiati sul territorio. Alcuni di questi sono stati contagiati anche in ambito familiare laddove hanno, insomma, vivono con persone che operano nell'ambiente sanitario. A questo titolo bisogna anche vedere gli aspetti positivi. Questa settimana sono state dimesse 3 persone che erano in ospedale, per cui hanno fatto un percorso diciamo positivo e adesso sono in quarantena domiciliare. Abbiamo poi 6 persone che sono guarite. Sono guarite, qualcuno è guarito passando attraverso un semplice, tra virgolette, semplice isolamento domiciliare, qualcuno invece è passato attraverso quello che è un ricovero ospedaliero. E Silvia, che è qui con noi oggi, è proprio una di quelle persone che ha fatto anche il percorso ospedaliero. Ecco, Silvia, raccontaci un po' dall'inizio quello che è stato, quello che è successo, oltretutto sei stato uno dei primi casi sul territorio, quindi com'è stata la tua esperienza anche per raccontarla ai cittadini? Buongiorno a tutti. La mia esperienza si può riassumere in una frase. Io sono stata per un mese rinchiusa in una stanza. Sono stata fortunata perché nonostante la polmonite da Covid-19 non ho mai avuto bisogno di respirazione assistita. Quindi il decorso della mia malattia è stato relativamente tranquillo, salvo la costante angoscia che la situazione potesse precipitare. Anche se a oggi sono negativizzata, per fortuna. Rinchiusa i primi 10 giorni senza preavviso, senza possibilità di contatti esterni, in una stanza dell'ospedale di Carmagnola, dove tra le altre cose ho avuto le braccia, in particolare i polsi, martoriati da flebo, prelievi di sangue continui. Gli altri 20 giorni nella stanza di casa mia, dove ogni volta che dovevo andare in bagno telefonavo ai miei familiari perché si allontanassero. Mio marito mi lasciava i passi davanti alla porta 3 volte al giorno. E in piatti monouso che io poi raccoglievo sul balcone della mia stanza proprio perché nulla uscisse e potesse contagiare nessuno. Nonostante tutte queste attenzioni, quando io sono stata dichiarata negativizzata, mio marito ha ottenuto, diciamo così, un tampone anche per lui e purtroppo lui è risultato positivo. Questo proprio per dimostrare quanto sia facile l'infezione oppure la durata, forse non è così chiara, di questa malattia.
della virulenza di questo virus. Guardando dal punto di vista di chi c'è passato, posso dire che c'è stata poca prevenzione. Spero che le cose possano cambiare e che ci possano essere più tamponi per riuscire a controllare. Come dire, a un mese dal mio ricovero, un tampone secondo me è stato troppo tardivo, quello per mio marito. Poi per carità, le difficoltà le si leggono sui giornali tutti i giorni, però questo sistema è stato basato proprio solo sulla gestione dell'emergenza. Dovrebbe diventare un po' più tempestivo per poter evitare proprio i contagi che sono così facili. Certo. Dal mio punto di vista, io ho dovuto avvertire preventivamente e velocemente le persone che avevo incrociato nei giorni precedenti la mia positività, perché il servizio li ha avvertiti una settimana dopo. E loro, grazie al mio intervento, si sono messi tutti, due persone, in quarantena volontaria. Oltre alla mia famiglia, ovviamente. L'esperienza ospedaliera è stata un'esperienza, nonostante appunto io non abbia avuto un decorso pesante, un'esperienza di contatto con persone tra noi ricoverati, ma anche il personale, i medici, proprio tanta paura. Tanta paura per questa facilità di infezione di questo tipo. Sì, Silvia, quindi insomma, adesso chiaramente il sistema sono risultate una serie di falle nel sistema. Chiaramente tu eri anche uno dei casi, tra virgolette, dei primi casi sui territori. Adesso qualcosina si sta oliando, chiaramente ci sono le grosse difficoltà a reperire i tamponi, ma secondo me. Il messaggio che percepisco è di questa facilità di contagio, se ho capito, che è il tema con cui dovremmo convivere anche in una fase, nella famosa fase 2, che è una fase di ritorno progressivo alla normalità. Tu che sei stata toccata da una malattia in profondità, tra l'altro vorrei ricordare che tu da un certo punto di vista sei stata una fortunata, che ti ha colpito solamente un polmone e non ambedue, e quindi questo ti ha consentito di continuare a respirare immagino grandi difficoltà, ma a respirare a differenza di qualcun altro che non ce l'ha fatta poi e ha avuto anche conseguenze peggiori. Giusto? Cioè, il contagio ti fa paura, quanto è Sì, contagioso. soprattutto nella fase 2, in cui dovremmo essere tutti molto responsabili, perché comunque dovremmo tornare a lavorare, dovremmo tornare a una vita comunque uscendo di casa, ma dovremmo fare moltissima attenzione. Per il momento, visto che non ci sono ancora da disponibilità di esami più approfonditi o di tamponi, per il momento la cosa che dico io è state a casa. State a casa perché è facile infettarsi, perché non c'è altra soluzione in questo momento. Grazie Le Silvia. donne si avranno più, come dire, strumenti per contrastare questo virus. Grazie Quindi da questo. Silvia. Grazie Silvia. Insomma, proprio per concludere anche il panorama, l'esperienza di Silvia indubbiamente arricchisce le nostre conoscenze. La ringrazio anche di essere così, di essersi prestata a raccontare la sua esperienza, che è un'esperienza diretta, anche vissuta. Anche dal tono della tua voce si sente che tu sei stata anche toccata, anche emotivamente. A questo titolo
Devo dire e confermare che il servizio degli psicologi continua a funzionare molto bene, ci sono tante le chiamate, chi si sente un po' solo, chi si sente affranto, chi in qualche modo vorrebbe confrontarsi con qualcuno, noi abbiamo gli psicologi disponibili, avete gli orari sul sito del comune, avete i numeri di telefono, chiamate con fiducia perché effettivamente, questa è una malattia che ha un risvolto, fisico. Pesante, come ci ha raccontato Silvia, ma anche un risvolto psicologico molto ampio. Non lasciamo perdere il discorso economico, perché il discorso economico dovremmo affrontarlo, anche questo è molto, molto impegnativo. E anche qui confermo che insomma, la dinamica dei buoni spesa per quelle persone che sono state colpite dalla crisi in questo momento e quindi hanno avuto una perdita economica legata alla crisi, rivolgetevi ai servizi perché continuiamo a raccogliere domande per quanto riguarda i buoni spesa, che sono un bello strumento che noi abbiamo messo a disposizione di tutti. In più, devo dire che sta continuando anche la solidarietà racconigese con il conto della Protezione Civile, Compagnia di Santa Barbara, in cui sono intervenuti molti soggetti. A breve faremo anche un aggiornamento dei tanti soggetti che hanno fatto la scelta di donare lì. La finalità di quel conto lì è proprio di interventi diretti sulle persone racconigesi, quindi alimentari e quindi tutto quello che ne consegue in relazione alla crisi e la crisi che ha toccato soprattutto chi è diventato più fragile, perché fino a poco fa probabilmente molte persone non erano così fragili. La fragilità è anche stata legata a questo qua. Da ultimo, ma non da ultimo per importanza, segnalo che si è verificato un caso di positività all'interno di quello che è la struttura per immigrati del Carlo Alberto. Ora facciamo un in bocca al lupo a questo ragazzo che è attualmente ricoverato in ospedale e ci auguriamo possa superare rapidamente. A questo titolo stiamo lavorando e abbiamo emanato anche un'ordinanza di chiusura della struttura, anche per far sì che purtroppo la convivenza stretta da questa struttura qua può avere come conseguenza anche delle situazioni simili a quanto accade nelle strutture socioassistenziali, quindi una propagazione, la creazione di un focolaio di infezione. La struttura è stata messa in sicurezza, abbiamo fatto un'ordinanza di chiusura della struttura nel suo complesso. Stiamo facendo le attività di monitoraggio e di tamponi ai ragazzi. Per confinare quello che sta succedendo in quella struttura lì e per evitare che ci sia una propagazione di qualsiasi natura. Queste sono le notizie più urgenti e poi ritorneremo a parlare di questa vicenda che purtroppo non è finita e purtroppo vede, come ho detto all'inizio, dei casi in crescita. Ancora un grazie a Silvia. Un buon percorso di guarigione e a tutti un augurio di un rapido e progressivo ritorno alla normalità. Seguiamo le indicazioni di Silvia, questa è una malattia subdola, stiamo confinati in casa perché la miglior cura non sono insomma, i tanti buchi che aveva sulle braccia Silvia, ma la miglior cura è stare all'interno della propria abitazione. Alla prossima. Ciao Silvia. Arrivederci, grazie.